E chi ci è venuto a trovare oggi per fare il nostro rat trap? Zanna, all'anagrafe? Andrea Zanini. Che giocherà contro Nico, all'anagrafe? Niccolò Marsala. Che ha già giocato il rat trap, ma molto vuole... male. Esatto, quindi vuole la rivincita, anche perché l'aveva giocato con i miei bastoni, invece a sto giro avrà i suoi. E sarà invece Zanna ad avere i miei. Sì, ahimè. Chi è Zanna? Così. Boh, non lo so. Dai, presentati. Su. Maestro Garlanda. Dov'è Garlanda? Sì, ma maestro. Sì. Vabbè, maestro. Quanti anni di tour? Nessuno. Sì. Uno dei giocatori più forti colpitori di paglia, di palla che abbiamo in Italia. Anche di paglia, tu, quando va nel raff esce facile dal raffone. Con un altro giocatore di maggior polpastrello al mondo sarà una grande sfida. Ci sarà da divertirsi. 188 metri, si gioca dai bianchi, abbiamo due professionisti. Che ferro ci giocate? Ferro 5. Minchia. Beh, ci stava. Chiedo scusa. Ferro 3. Ferro 3, ecco, già più normale. Non hai detto che ci vento contro, eh. Vento contro, bava di vento contro. Allora potrebbe starci anche un 4, però vediamo. Tanto già, come lui. Fatti. What a touch! Palla che sembra dritta all'asta, non la si vede cadere perché siamo ciecati troppo lontano. Sembra un'ottima palla comunque. Una delle cose che mi piace di più di Zanna è come suona la palla all'impatto. Fa godere. Poi è andato in bunker, però ci sta. 13 metri per Zanna. 3 metri e 40 per Nico. Tanta roba. Prova il colpetto di mestiere, ma il rimbalzo sulla sabbia l'ho un po' frenato. Peccato. È discesa, eh? Pende, eh? Tanto, anche secondo me. Sono sabbiati anche da quell'uomo laggiù. Altro che la buca, ragazzi. Sì, sì. La vede grossa così. Ah, peccato, amici. Non va. Pat for par. Notare l'esultanza del professionista. Grazie. Par par, prima buca, pari e patta. Andiamo alla seconda. Tommy, 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 Fleetwood, Tommy. Due ignoranti, ma ci sta. Com'è, Andre? Com'è questo par 4, dicevi? È dritto. Bello, bello dritto. Bello, bello, sì, dritto. Se prendi il ferro. Può sganciare per il driving contest. Ah, già. Non ci sta nell'inquadratura, è troppo grosso. Secondo me lo faccio cadere. Risposta, bella risposta. Non la vedo più. 254 di volo per Nico. Sono impressionato anch'io, ragazzi. 262 per Zanna. Ferretto 8 da 142 metri, gli piace. Un po' di piante davanti che ostacolano la vista per il suo classico fade. Ferretto 9 pancettino da 130 metri, ci sta. Sento un applausi. Alzate sempre i pitch, perché grizzi ammalano. Andrea Zanini, birdie birdie! Lo voleva di brutto. Ha tirato una bomba per cercare di imbucare, perché sa che Nico la vede grossa come un catino. Prepariamoci, c'è odore di birdie. No, va giù. Cosa all'ultimo vi avevo detto? C'ha un polpastrello. Yeah. Freddezza da giocatore del tour, qual è? No.
Il mozzicone è gentilmente offerto da B2G Videogolf. Grazie, molto gentile. Io sono ligure, quindi serve sempre un mozzicone. Braccino corto ligure. Gigi, ma questa, focomelico, T-Rex, questa è una buchetta molto stretta. Molto interessante, mi piace. Quindi con uno con un cappello della Rider, che canzone viene in mente? Moli, 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 moli. 5 su 5. Bisogna tirare dritta come lui. Donico! Moli, 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 nari, moli. Si vede che riduce dalla Rider. Quando tiri un ago ormai è moli, moli. Violenza! No, vabbè, ma io non sapevo che i miei bastoni potessero fare delle robe del genere. Ah, okay. Allora sono i ferri che vanno, non eri tu? No, palesemente sono i ferri. Il sound di questo ferro 9. Dai, 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 dai. In green. Che polpastrello. Raga, la cosa pazzesca è che noi giriamo con sto cavolo di coso, ma lui ce li ha negli occhi, il laser. Mi sono lasciato un pat in discesa, ho cercato l'asta. Nicolò, adesso un pat in salita potrebbe fregarmi su questa buca, però cercherò di mettergli pressione, facendo un buon primo pat. Nico, hai qualcosa da dire? Sì, che ho già sbordato due pat, adesso la buttiamo dentro. Lo così. Facciamo stare in silenzio. No! Per la linea perché la foto c'era. Ha fatto il passetto. Ha fatto il mai fare passo. No. Si può dire perché è termine tecnico. Sì, sì, è proprio tecnico. Ah, è tecnico? Sì, sì. Che questo lo sbaglio. Attenzione! Vabbè. Attenzione! Ma dai, ho preso qua! Uno lo prende un po' così, con nonchalance, e in faccia! Vabbè. La cravatta! Chiedo la VAR, scusa, VAR. Arbitro! Ma dai, c'è la plastica alta più del bordo! VAR! Colpa mia. Il campo è uguale per tutti. Ma vaffanculo! Uno up! È vero che l'hai detto, questo si può anche sbagliare. Berto 2,80 l'ha fatto Berto, ma tu vuoi farti dare i metri da Berto? Mi sa di no, mi sa proprio di no. E allora dai è forte. Perdiamo la precisione per guadagnare in distanza. Il nuovo John Deere. Attenzione. Rumore di alberelli, chissà, hai dato da mangiare alle scimmie? Che con le scimmie se gli dai da mangiare. Sono passato la settimana scorsa, ma fame. Aia. Over the bunker. Alla ricerca della palla di Nico. Palla persa. E ai, non avendo giocato la provvisoria, ci tocca ritornare indietro. Lo riporto a giocare il drive. Zanna, ma cosa hai detto all'arrivo del drive di Nico? Sempre dietro, anche in provvisoria. Sempre dietro, sempre aspettato. Niente, la tira troppo forte. Sì, però peccato che sono dietro di un colpo. Uomo! Fiammata! Vola! Vola! Forse bunker. Comunque, dopo aver buttato una palla in out, la seconda era centropista, ma spaccato. Non sbaglio troppo spesso, dai. Ferro 2 dal raffettino. Solo uno con un contatto di palla come il suo lo può fare. Appena aperto, bunker. No, vabbè. La sfida del polpastrello? E qui c'è sfida di polpastrelli! Inizio io. Via di Manella. Inizi tu.
Nessuna delle due è messa bene, tutte con un po' di sabbiettina dietro. Vediamo chi è la mano migliore, la uscita bella lunga. Per voi, amici di B2G, giocherò un pitch dal bunker. Beh, qua adesso serve l'intervista. Spiegala questa, spiegala! Raga, non la vedete? Ha fatto un colpo a correre. Però mi è rimasta dal bunker un po' corta. Perché hai giocato il pitch. E perché il pitch in questa occasione? Con palla perché messa male? C'è tanto spazio, tanto spazio, tanto green, palla messa male. Quindi al bunker non si usa solo il sand? No. E perché si chiama sand? Boh. Chiedilo a chi l'ha costruito. Mi piace. No, io a differenza sua sono uno da sand nel sand. Quindi. Anche però, se la palla è messa decisamente male. Ma sai che quella sabbiettina lì ti toglierà un po' di spin, la palla rotolerà meglio, andrà più vicino alla buca. Ah sì? Sì sì, vai tranquillo. Speriamo. È solo data. Vai. Infatti ha corso. Ha corso in bunker. Fin troppo. Te l'avevo detto che toglieva spin. Cosa è successo a Biella nel 1996? Non lo so, ci hanno cacciato via dalla foresteria. No, scherzo. Ha voluto come capitano una sfida tra brevetti giovanili. Gigi Captain. Forse abbiamo anche vinto. Sicuramente abbiamo vinto. Sono veramente una capra a pattare. Non è colpa dei green. Sei proprio tu. È il manico. La faccia sconsolata. Tutti timidi questi Cortella. Ragazzi, Never up, never in. Gigi, ma non vai a guffare questo patto di Nico? Pure. Sì, l'ultimo patto è sempre guffato. Già questa buca qua sto tirando. Oh, ho degli alleati. E la guffata entra. Lo sbaglio anche senza guffarlo. Cioè, ma vedo una pendenza, non vorrei mai che ti andasse da noi dicono dritto forte in centro buca. Vai pure sul bordo allora. Niente, aveva sbagliato vabbè. Quello di prima che era una roba che non si poteva vedere. It's a pleasure. Thank you very much. Grazie ragazzi. Grazie socio, capitano. Grande ragazzi, ci sta. Grande Nico, Arrivo. Grande. È difficile sottrarre la mano nell'inquadratura. Grazie, Ben. Vai di ammucchiata, dai che ci stiamo tutti ci nella tutti. Stessa. Tanto noi siamo morti. Tommy, esatto. Tommy, 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 Flipfoot. E Molly? Scusa? Molly, 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 Molinari. Vabbè, grandi 5, raga. 5. Allora, partiamo da Nico che... Ma lo rifaccio io il rat trap, ma ci penso io a migliorarmi. Lo miglioro io il mio più uno. Ma non era eclettica? Magari eclettica. Ma infatti ho estremamente giocato meglio, però il risultato ovviamente non lo dice, non lo rispecchia per niente. Più 3, 19 colpi, con però nearest to the pin. Nearest to the pin 3 metri e 4, tanta roba. Considerando anche che era da dietro con asta lunga, vento contro, direi... E ferro 3 in mano. E ferro 3 in mano. Ci sta. Ci sta. Poi però sulla lunghezza bene ma non benissimo. Però di volo, 2, 5, 4 di volo, dentro al pitch quasi, avete visto. Uno dei miei record personali. Tanta roba. Il problema è che poi quando attacca Zanna si spara un 2-6-9. 2-6-9 perché il drive non era suo, c'era vento contro e ha fatto un fadeino per evitare l'out. Direi onesto, onesto. Easy to play. Però 13 metri di near su the pin, fuori green. Però vince la sfida perché fa più uno come Nico nel però primo. Ho richiesto la VAR. Sì, c'è stata 4, questa cravatta del patta alla 4 che però quando pare quando palla entra. Palla non è entrata. Io richiedo la VAR. Quindi boghino. Beh raga, grazie mille. Grazie a voi. Grazie mille. Ci sta. Ci sta. Ci sta. Guarda che sono a una certa età, stare piegato così.